tutti, stamani siamo a Carrara presso l'Armeria Bernardini del nostro amico Gabriele. Buongiorno. E anche in compagnia del nostro neocampione europeo di pesca dalla riva, Jacopo Collavoli. Buongiorno a tutti. Però non sveliamo tutto ora, andiamo in mare. Va bene. E siamo pronti per partire. Mi raccomando, non scordate il guadino. È vero, non ci ha dimenticato il guadino. Andiamo in mare, via. Elemento determinante, diciamo, per qualsiasi tipo di pesca è un guadino. Nel nostro caso, il guadino che andremo a utilizzare oggi è l'Ares. Particolarità saliente di questo guadino e la cosa più importante è che è un guadino completamente teleregolabile, di lunghezza 5,50 m. Per la pescata di oggi andremo ad utilizzare due tipi di pasture di casa Colnich. Una è la saragorata di colore scuro e una è la fondocefalo di colore chiaro. Elementi fondamentali che contraddistinguono questi due tipi di pastura è la fondocefalo a base di farine di primissima qualità e soprattutto con un'alta quantità di formaggio, mentre l'altra, la saragorata, una grandissima quantità di farina di sarda per attirare soprattutto saraghi, boghe, occhiate, orate. Ora faremo vedere la preparazione della pastura. Ora andiamo a bagnare la nostra pastura fino a raggiungere la nostra consistenza ideale per i nostri pesci. Su un chilo di quella bianca andremo a mettere due manciate della pastura nera. Andremo a pescare su un fondale di circa 6-7 metri, quindi per la nostra pescata occorre una consistenza della pastura abbastanza dura che si apra perlomeno vicino al fondo. Nuovo mulinello in casa Colnich CLM. Mulinello con frizione anteriore a regolazione micrometrica. La sua caratteristica principale è la sua leggerezza. Una piccola canna ma con tanta potenza, l'Areo. Le vete sono state colorate, diciamo verniciate, per le nostre esigenze agonistiche. In bobina il nostro intramontabile Steel Resistance dello 016. Caratteristica principale una bassa elasticità per sentire meglio ovviamente le abboccate dei nostri pesci. Oggi stiamo pescando con cozza, gambero, pane e pasta. Ora apriamo la cozza dove andremo a prelevare la parte che a noi serve per l'innesco, che è questa parte che è il polmone del muscolo, in gergo detto linguina. Secondo innesco il gambero, lo puliamo dalla testa e dal carapace e a piccoli pezzetti lo andiamo a innescare sul nostro amo. Terzo innesco il pane francese. Per pescare a questa profondità stiamo usando dei piombetti da 5 grammi.
grosso, mugine grosso. Guarda che spettacolo, Maurizio. Una nave di mucche. Ma dove è andato? In mezzo al golfo. Jacopo, questa pesca è ideale, no? Perché è per tutte le tasche e per tutti i gusti. Sì, come potete vedere è veramente per tutti, perché con pochissima attrezzatura siamo capaci veramente a prendere qualsiasi tipo di pesce. È rimasta la nostra esca. Come avete potuto vedere, con questo tipo di canne, con questi esemplari, è un divertimento assicurato. Soddisfazione. Questo lo liberiamo in mare. Guarda che pesce, Maurizio. Anche un'occhiata è venuta a trovarci.
E anche il sugarello non ha resistito alle nostre miscele di pasture. E come sempre, la giornata volge al termine. Il tempo sta cambiando, qualche bel pesce è uscito, però prima di salutarvi vorrei portarvi nell'angolo del pescatore e farvi vedere qualche segreto di Jacopo. E come promesso, siamo venuti nel laboratorio di pesca del nostro amico Jacopo. Benvenuti, eh? E lo vedremo all'azione mentre realizza i terminali della nostra sessione di pesca. Jacopo ci sta mostrando la brillatura. In poche parole, si tratta di una treccina che dà la giusta postura al sistema pescante. Ci vogliono gli occhi buoni per fare questo lavoro. Dopo aver messo la prima perlina di battuta, il terminale e la seconda perlina, Jacopo provvederà all'incollaggio. Per facilitare l'incollaggio diamo una soffiata di attivatore. E ora in quanto tempo è pronto per pescare? Ha bisogno di riposare o è già pronto? È già pronto, con l'attivatore è già pronto. Ed ecco realizzato il primo bracciolo incollato. Per la realizzazione di questi terminali abbiamo usato il nostro Fluorocarbon King. Nel primo caso, con la brillatura abbiamo un bracciolo che rimane fisso senza poterlo intercambiare. In questo caso, con un microaggancio abbiamo la possibilità in pesca di cambiare il finale a nostro piacimento. Il modo migliore per poter sostituire in velocità il terminale. Questo no? Sì. Per la pescata di oggi abbiamo usato dei braccioli di 30-40 cm su una trave complessiva di un metro circa. Come amo, la nostra scelta è andata sull'N1000 di casa Colmich, un amo molto robusto e penetrante per questo tipo di pesca. Grazie Jacopo di averci aperto le porte del tuo laboratorio e averci svelato dei segreti, e alla prossima come sempre dal Team Colmich. Arrivederci a tutti!